Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento, settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Reporter, ai microfoni studio Massimo Bonella. Dunque, ricordo che questa trasmissione va in onda nel circuito, in collaborazione con il circuito RTV regionale, vale a dire con delle emittenti televisive terrestri e radiofoniche in FM stereo. Per quanto riguarda il settore televisivo, abbiamo Eden TV dal Veneto, quindi Sites Web Network, sempre dal Veneto, da Treviso, a seguire Teledea da Chianciano Terme e quindi Teleambiente e arriviamo a Teleiato. Per quanto riguarda la parte radiofonica, dal Friuli Venezia Giulia, dalla provincia di Pordenone e Piancavallo, abbiamo due emittenti, Radio Piper Fontana Fredda e RNM Radio Nuova Musica, quindi a seguire Radio Spazio e quindi Sites Web Network per quanto riguarda la parte radiofonica, perché Sites Web Network è una emittente online che è sia radio che televisione. Detto questo, veniamo al tema di oggi, parleremo di un argomento un po' più leggero rispetto al precedente, però sempre della sua importanza. Dunque, a volte bisogna veramente dare un'occhiata, dare uno sguardo al passato per capire poi come poter risolvere i problemi dell'oggi, del presente. Questo vale ad esempio nel campo ambientale, andare a riscoprire la storia della nostra città, del nostro paese, della nostra zona. Questo è un ragionamento che vale per tutta Italia. Noi abbiamo preso come esempio la città di Mestre, che oggi purtroppo è un po' un caos, tutta cementificata, un tempo invece era un'oasi. Parliamo nei primi anni del Novecento, c'era ricca di acqua, di tante fontane, di zone verdi, di boschi, di fossati. Ed ecco che andando a rivedere certe vecchie fotografie, riscopriamo ad esempio dove erano certi fossati molto importanti per il drenaggio dell'acqua, dove oggi magari in quelle zone che prima appunto ci passano questi fossati, ci sono degli allagamenti. Ed ecco che diciamo, questo studio del territorio è importante anche per i cittadini, per i comitati degli allagati, ecco, per poter capire come risolvere i problemi e quindi consigliare poi, poter creare un dialogo con le istituzioni. A Mestre c'è stato proprio un personaggio che io ringrazio personalmente perché ha fatto veramente un bellissimo lavoro. Si chiama Massimo Levarato, appunto di Mestre Carpenedo, che ha messo a disposizione una serie di fotografie, vecchie cartoline della zona di Mestre. Il sottoscritto lo ha raggiunto in piazza Carpenedo, dove da lì parte poi uno dei più bei, anzi il più bel viale di Mestre, che prende il nome di Viale Garibaldi. Adesso facciamo un tuffo, diciamo, nel passato, vediamo sempre con le nostre, eravamo sempre noi, tra parentesi, che riprendevamo negli anni 30 quel viale e poi vediamo il Viale Garibaldi oggi e quindi l'intervista con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Zabel, rappresentante del Comitato Allagati dell'Interveneziano di Favaro Veneto. Dunque può partire il nostro servizio. Vi auguro una buona visione. Territorio si può sì, dare. No, ti puoi dire, anche perché comunque Mestre era una città che aveva comunque il suo canale. Allora qua, vi interrompo. Era una città Adesso verde anche vi Mestre. Interrompo. Vi interrompo, ciao Fabrizio, noi ci conosciamo già, ma poi con te veniamo dopo. Invece volevo presentare ai nostri telespettatori un nuovo personaggio che si chiama Massimo Levarato. Allora, Sì. noi stiamo vedendo adesso Viale Garibaldi, no? Lo sto segnando qua, Viale Garibaldi, la piazza, no? Qui abbiamo poi naturalmente la chiesa. Ecco, dunque, negli anni 20 e adesso invece siamo nel 2013, una Sì, bella differenza. adesso Siamo sempre noi però, sì, vero? siamo un po' più vecchietti. Però devo dire, Sì. dagli anni 20 ad anni, anche anni 10, insomma, Sì, ricordiamo bene gli anni, forse no? sono cambiati un po' i vestiti, che Sì, sono meno un pesanti, po' più moderni. ecco, diciamo, più adatti a queste temperature quasi equatoriali che si sono Sì. sviluppate ultimamente. Oggi è una giornata anche abbastanza calda, Sì, diciamo. dopo 10 giorni di Dopo un inverno Antartide, eterno praticamente. esatto, è una cosa. E abbiamo visto
visto come sono cambiate anche le stagioni rispetto... Quali? Non ci sono più le stagioni. Ecco, ma all'epoca più. C'erano comunque, sì. Ci ricordiamo molto bene. All'epoca, sì. Perfetto. Quindi mi ricordo anche che già a ottobre ci si spaccava nei cantieri la legna per scaldarsi le manine per lavorare, altrimenti non si lavorava. Adesso invece fino a metà novembre si segue con le manichine corte, quindi... I tempi sono quelli che sono. Certo, ecco, venendo a Nuoro, io ho visto quel stupendo lavoro che stai facendo, raccogliendo un po' tutte le fotografie antiche di Mestre, praticamente da fine 800 ad oggi, di fatto. Ecco, come è nata l'idea? Ma l'idea, sì, l'idea è nata semplicemente che, essendo innamorato di Mestre, una Mestre che... Non c'è più perché semplicemente ho trovato delle foto sul web antiche e stentavo a credere fosse Mestre. E posso anche citare la foto che mi ha aperto un mondo diverso, in nero seppia, era la foto di via San Girolamo con un rio e un ponte. Sembrava essere nel Medioevo, invece eravamo in centro di Mestre. A che mi sono detto, ma sul serio la Mestre è questa? A quel punto ho detto, vediamo se su Facebook, dove ci sono tante pagine inutili, si può fare qualcosa di serio. Ho cominciato a mettere delle vecchie foto di Mestre che ho cercato nel web e man mano che le postavo, gente che non conosco, gente comune, cominciava a farmi delle domande e soprattutto dava dei commenti che mi hanno fatto vedere una Mestre che io non conoscevo, uno spaccato di Mestre meraviglioso, quasi che addirittura ho sentito, si diceva che è una piccola Versailles dell'angolo di via Poerio, quindi una cosa che sono stato veramente ammaliato. Ho cominciato a setacciare il web e quindi adesso sono arrivato a aver postato quasi 500 foto, ma il bello è che abbiamo 1600 persone che stanno seguendo e aumentano giorno per giorno. Mi arrivano addirittura richieste che mi dicono mi metterebbe la casa di mio papà, Marghera, in zona panorama, il che è difficilissimo ovviamente, certo. Però ci proviamo per divertimento, ma soprattutto per ricostruire un tessuto in nero seppia che non c'è più. Certo, questa è storia e cultura anche. Assolutamente la cultura, io ho sempre detto che la fotografia, soprattutto antica, è una cultura, gli manca solo la parola, però la parola la danno i signori che commentano puntuali le fotografie. Bravo. E quindi è una cosa bellissima sapere che delle fotografie dimenticate servono a ricostruire una cosa che non c'è più. Io penso che una cosa semplice così e così immediata non ci sia. Una Mestre che abbiamo visto essere perfetta, cioè con la sua rete tranviaria, certo. Poi le filovie negli anni 40, sì. E insomma voglio dire, c'era un ordine, ma adesso è un casino. Sì. No, adesso è un disastro, poi vedere i tram... È stata tutta cementificata, quello che poi... No, ma il problema è che è stata cementificata, ma anche in maniera talmente malsana, che per fare un esempio, Parco Ponci è stato distrutto in due notti, da 50 e più boscaioli che arrivavano giù dal Friuli hanno distrutto il Parco Ponci, che la gente non lo sa, ma partiva da dove adesso Parco Ponci arrivava fino a dove adesso è Coin, quindi era enorme, non era un parchetto di periferia, era un parco meraviglioso, con un anno di laghetto, con la barchetta, quindi anche lì voglio dire, chi è che quella persona che può pensare di distruggere un tale bene, che poi anche la stessa via Canneve aveva un rio che passava in mezzo a via Canneve e andava a finire appunto nel Parco Ponci, ma perché distruggere tutte queste acque reflue? Cioè se le acque dove vanno sta acqua? Dove? Degli allagamenti. A come punto, no? A questo punto siamo in campo, sì. Sempre qui di fronte allo storico delle Garibaldi, Fabrizio Zavella, rappresentante del Comitato Ragazzi di Paolo Grento, ricordiamo. Sì. Ecco, quanto è importante, la domanda è questa, quanto è importante il lavoro di Massimo Levarato per la ricerca dei vecchi fossati, per capire poi il danno che è stato fatto in questi anni? Esatto, è là che noi comunque abbiamo messo anche noi la cultura, abbiamo messo la partecipazione ed eccoci che siamo uniti in questo, diciamo, ambito, nel senso che di capire che Mestre 100 anni fa era ancora in equilibrio ed era una meraviglia di città. E in effetti Massimo l'ha detto, cioè praticamente non si capisce come si è potuto arrivare a una distruzione simile, ma cosa e come si è potuto arrivare ad avere una città, va bene, che praticamente non è più una città, non abbiamo più verde, non abbiamo più parchi, non abbiamo
nulla di quello che c'era, va bene, ci allaghiamo, abbiamo problemi di traffico, non riusciamo a far più neanche le piste ciclabili perché ecco, abbiamo un tram che passa in mezzo, va bene, praticamente a strade che non hanno più sicurezza. Allora è quello che dico, cioè ricominciamo a rimettere la cultura al centro, facciamo partecipazione, eccoci uniti noi allagati, va bene, con chi può documentare anche una mestre vecchia, noi andremo in cerca di fossi persi su quelle foto là, degli angoli, va bene, dove era documentato che l'acqua, va bene, passava senza creare danni, va bene, dove la gente viveva più tranquilla e senza, va bene, la giornata un po' più vissuta, va bene, senza correre in maniera frenetica come abbiamo sentito in questo momento. Ecco, vogliamo ricominciare a far squadra con tutti coloro che hanno buona volontà e voglia di mettere al centro, va bene, la persona, di partecipare e di ricreare, se possibile, va bene, una nuova città. Grazie dunque a Fabrizio. Grazie a voi. Zabeo, adesso io vorrei ritornare nuovamente da Massimo Levarato, sì, per chiedergli del sito internet. Voi avete anche, oltre a Facebook, avete anche un sito internet, credo che sia recentissimo. Sì, ho avuto la collaborazione di un ragazzo che ora abita per le zone di Padova, che si è interessato completamente, si chiama Samuele Schiavon, e si è interessato completamente a questo nostro, tra parentesi, spiego il progetto di queste foto di mestre, e ha voluto far sì che la pagina Facebook, secondo lui, era limitativa, e quindi ha creato un sito web in modo che sia raggiungibile da chi magari Facebook non lo usa. E quindi tutte le foto che vengono postate, anche i commenti che vengono postati su Facebook, vanno automaticamente a intersecarsi con il sito web. Quindi sia dal sito che da Facebook si può raggiungere la pagina web. Volevo anche ringraziare tutte le persone, che attualmente sono 1600, che stanno seguendo questa pagina, ma per lanciare un piccolo appello: se avete delle foto a casa nascoste nel cassetto, nelle scatole, in soffitta della nonna, dello zio, tiratele fuori, mandatemele pure, oppure postatele direttamente, non avete paura, perché se teniamo una foto vecchissima, vecchia, dentro un cassetto non serve più. Se la mettiamo in visione della gente che veda com'era una volta Favaro, Mestre, Carpenedo, diventa anche una cosa culturalmente ricca. Questo è importante, mi raccomando. Ricordiamo magari la posta elettronica, così. La posta elettronica è mlevarato@virgilio.it. Ecco, m punto pure solamente. No, mlevarato, tutto attaccato, @virgilio.it. Perfetto, che poi mettiamo anche in sovraimpressione. Io vi ringrazio molto. Grazie a voi dell'interessamento. Se volete aggiungere qualcosa. No, noi va bene così. Io non ho da aggiungere, anzi sono felicissimo che. Spero che questo messaggio venga recepito da molte persone, perché è determinante ricostruire una memoria storica con le fotografie, ecco, che sembra una cosa da nulla, ma è importantissima. Questo è molto importante, sì, anche assolutamente che, sì, anche per dare esempio anche a tutte le altre città d'Italia. Ma sì, sì, sarebbe che... meraviglioso che tutte le città avessero una pagina Facebook cui dedicare, poter sbirciare e vedere negli anni come è cambiata la città. Esatto. Sarebbe importantissimo. Volevo sottolineare questo anche perché noi andiamo poi anche a livello interregionale, quindi ecco che questo può essere da esempio. L'appoggio è determinante, secondo me, perché più se ne parla meglio è, dico, no? Quindi mi raccomando, parlatene. Ecco. Grazie, grazie a te, gentile, grazie Massimo. A te, grazie a voi. Grazie ancora Fabrizio Zabeo. Grazie a voi. Buon lavoro a voi. Grazie a voi. Comunque è una mia Riprendiamo in studio, stacchiamo dal Viale Garibaldi. Questa trasmissione così un po' particolare ha voluto far emergere un ragionamento che vale dappertutto, per tutte le città, ecco, rivalutare il proprio territorio. E prima di chiudere vorrei fare una parentesi, perché siamo rimasti noi tutti della redazione, come sapete questa trasmissione crea anche una finestra verso l'esterno, verso anche l'estero, siamo tutti rimasti, dicevo, esterrefatti sugli episodi che sono accaduti in Turchia, a Istanbul, a Taksim, in piazza Taksim, dove abbiamo visto la polizia, questa cosiddetta polizia
che praticamente ha attaccato i giovani così a sangue freddo in modo veramente bestiale e non solo, poi ha anche addirittura arrestato i medici che cercavano di portare soccorso alle persone ferite, attaccati anche i giornalisti tra altre cose, e questo è molto, anche questo è molto grave. Dunque non si può, lo abbiamo visto dall'immagine dei circuiti internazionali, non si può dire che non è vero, che sono montaggi, perché grazie alle televisioni All News e ai bravissimi inviati che erano lì nella zona si è potuto vedere in diretta il tutto. Sottolineo in diretta perché in questo modo, ecco, non ci possono esistere dei montaggi. Chiudo qui, grazie per averci seguito. A presto, una buona continuazione con i nostri programmi.